che ha ragioni profonde. La prima è che Nicola per me è un grandissimo amico, è una persona che ho saputo conoscere nel corso degli anni per la sua serietà, la sua umanità, con quel misto che a me piace molto, di forza intellettuale, politica, di lavoro, e fragilità, che in un politico non fa mai male, perché è sempre anche un'apertura e una finestra a passioni, a sentimenti più umani, che certe volte invece un certo carattere metallico del potere o della concezione del potere soffoca. Nicola è una persona, prima che un politico per bene, è una persona alla quale ci si può affidare. E io mi auguro che da questo cinema, da questo grande cinema così pieno di gente, possa venire una spinta, perché ognuno di voi nella provincia o chi abita Roma, Roma, faccia qualche cosa nei prossimi giorni per conquistare un voto per Zingaretti. Ma c'è anche una ragione più politica. Nicola è uno di quei quadri della sinistra democratica, oggi militante e dirigente del PD, che è cresciuto nella esperienza, nel tirocinio del partito, e io non ho mai avuto nessun fastidio verso i cosiddetti, fra virgolette, funzionari di partito. Ci sono funzionari di partito e funzionari di partito, ma sicuramente ce ne sono alcuni che attraverso quella scuola hanno imparato la disciplina e il sacrificio. E Nicola è stato uno di questi. Però è un uomo politico ed è un dirigente di partito e di una nuova generazione di dirigenti che ha anche guardato il mondo. È parlamentare europeo, ha diretto una grande struttura politica internazionale, ha dialogato con grandi leader del socialismo europeo e del Parlamento europeo. Uno che ha viaggiato, che sa le lingue, che ha la testa aperta al mondo. E Dio sa quanto noi abbiamo bisogno, non so Antoniocci, non voglio entrare, quanto abbia circolato, diciamo, non in veste turistica ma in veste politica e con un ruolo politico in Europa e nel mondo, ma noi abbiamo bisogno perché siamo Roma e la provincia di Roma. Siamo un territorio che deve competere con le altre grandi metropoli, le grandi aree urbane che stanno in Francia, in Inghilterra, in Germania, a Madrid, a Barcellona. Noi abbiamo bisogno di un presidente della provincia che abbia questa testa larga e questa esperienza che va oltre i confini di una certa nostra visione angusta che molti politici italiani purtroppo hanno. E infine Nicola è un giovane. Io, badate, su questo ho visto che Berlusconi si è arrabbiato, io gli ho detto che, ma no, ma io, se c'è una cosa che io rispetto sono le persone anziane, persino i vecchi, e anzi io rimpiango tantissimo quei dirigenti di un tempo, che avevano il tempo di insegnare ai giovani, adesso ci sono i dirigenti di oggi che non hanno mai tempo di fare niente, non so se voi avete, stanno sempre in ansia. Stanno sempre con i telefonini, i computer. Se ci vai a parlare, non so, è capitata questa esperienza con un dirigente di oggi, ti siedi sulla scrivania, lui non ti guarda mai in faccia, c'è sempre una specie di monitor che fa funzionare mentre parla con te. La cosa a me imbarazza moltissimo, un po' perché ho una difficoltà con il computer, è un mio difetto naturalmente, ma un po' perché quando uno si parla, si parla. E si deve dare spazio, insomma, al dialogo, al confronto, al ragionamento, una certa profondità, che ormai nei rapporti umani sta decadendo, sta scomparendo. E io penso che noi abbiamo bisogno quindi degli anziani, della loro esperienza, però dobbiamo combattere la patologia della politica italiana,
Per cui se uno non viene ricandidato per la 12ª volta in Parlamento, si domanda perché e considera questo un successo. Dobbiamo rendere il potere più aperto alla rotazione, al ricambio. A me mi hanno detto, Goffredo, non ti sei candidato. Oppure quando mi sono dimesso, un atto esemplare. Ma quale atto esemplare? Ma quale atto esemplare? Io ero un privilegiato e continuerò ad essere un privilegiato. E continuerò a ringraziare 100.000 volte i compagni, le compagne, i cittadini che mi hanno votato e che fanno politica senza avere nulla in cambio per l'onore che mi hanno dato di poter fare una vita, certo, anche piena di fatica, di oneri, ma piena di privilegi e di onori. E quindi noi questa rotazione nelle istituzioni e nel potere dobbiamo farne la pratica vera, seguita con accanimento dalle forze politiche della sinistra e che vogliono cambiare il paese. Questi sono i motivi di questa adesione così entusiastica al voto per Nicola, che si accompagna stasera, ed è l'ultima cosa che dico, al fatto che siamo affrescati. Mi ha preceduto nel discorsetto Posa, che è una persona che io stimo molto, un grande animatore culturale, e siamo in un luogo dove noi abbiamo portato anche un lembo di quella festa del cinema che mi sta tanto a cuore, perché Frascati è una città piena di vita, piena di storia, ma che non vive solo del passato, che vive di una gran voglia di contribuire al futuro. E se c'è una cosa che le giunte di centro-sinistra hanno fatto a Roma e nella provincia è proprio questa, quella di uscire in fondo da una tradizione che era di questi territori, prima degli anni 90, dove c'era soltanto la somma di pubblica amministrazione ed edilizia alla voglia di diventare aree moderne, aree che competono con il mondo per i servizi avanzati, per il turismo, per la congressualità, per i loro prodotti, che riescono cioè a mettersi in gioco per lo sviluppo e per la valorizzazione dei propri talenti. E uno dei talenti fondamentali è la cultura, nella sua radice storica e nella sua voglia di futuro. E cultura, ed è l'ultima cosa che dico, è anche secondo me fare in modo che la politica pensi non solo le quantità, ma anche le qualità. Si dice che noi viviamo in una società del benessere, ma strano a dirsi, ogni giorno questa società del benessere produce malessere. E basta vedere il vertiginoso aumento dell'uso degli psicofarmaci per far capire a noi stessi che questa società del benessere è solo di un benessere di facciata. E spesso questo accade perché è una società ansiosa sul fare, ansiosa sul produrre, ansiosa sulle quantità, ma così assente e muta sulla qualità, così assente e muta nel dare valori e nel parlare a quella parte degli esseri umani che va, come ha detto Aristotele, dalla cintola in su. Non si vive, certo, bisogna innanzitutto dare il pane, ma non si vive solo di pane. C'è una parte dell'essere umano che va coltivata, e non è un caso che la sinistra la coltivi molto più che la destra, perché nella sinistra c'è la curiosità dell'altro, c'è la voglia di dialogo, c'è la ricerca di reti di solidarietà e la rinuncia a, invece, catene di comando gerarchiche che possono magari consolare l'ansia del vivere, ma che alla fine lasciano poveri e soli e subalterni. La cultura quindi è questa voglia critica di guardare il mondo con occhi curiosi, ed è per questo che è bellissimo questo mischiare anche oggi, come abbiamo fatto tante volte, la presenza di persone che hanno onorato la cultura e la nostra cultura nel mondo. C'è Luca, ci sono tanti altri, c'è Piovani. Io ricordo ancora con una certa commozione un suo concerto meraviglioso in India tra gli indiani, e come quella sua musica e quella
della sua arte era negli occhi di quella gente così lontana.